Pace a te. Stasera preghiamo insieme, eh? Una cosa mai vista. Solo da noi succede questo. Preghiamo perché il Signore è all'opera e sta facendo cose belle. Belle perché? Perché chi realmente ha bisogno si sente incoraggiato, si sente incoraggiata perché sa che veramente c'è una moltitudine che prega. E allora, molte volte abbiamo proprio bisogno di un po' di incoraggiamento, abbiamo bisogno di sapere che qualchedun altro insieme con noi si dirige nella stessa direzione. E noi siamo contenti perché il Signore sta operando. Sì, perché riceviamo telefonate, il Signore mi ha risposto, il Signore mi ha risposto, poi c'è chi si incoraggia e dice stasera prego pure io, però pregate che io ho un problema a casa mia. Il Signore vede tutto e quando noi ci impegniamo nel fare quello che Lui dice, Lui non fa altro che essere contento e risponde ai Suoi figli. Perché noi non abbiamo un interesse diverso se non quello che il Signore possa operare, benedire, rispondere, allargare il raggio, far conoscere la Sua parola. Il Signore ci ha chiamato a fare questo e noi siamo tanto contenti di farlo con tutto il cuore. Cerchiamo di fare il meglio possibile in qualsiasi momento, anche quando abbiamo piccoli ritagli di tempo, cerchiamo di avere una comunicazione continua. Per piccola che sia, cerchiamo di non perdere neppure un minuto, perché abbiamo perso tanti anni negli anni passati. Vi posso dire una cosa. Pur essendo salvati, essendo ricchi di aver conosciuto e incontrato il Signore, ci stavamo formalizzando in un sistema religioso. Stavamo cominciando a prendere quasi, per un periodo c'è stato, l'abitudine di un format religioso. Eravamo diventati tanto bravi. Io con mia moglie pure, insomma eravamo proprio lì e sembrava che così era proprio il modo di fare. In realtà c'è stato un periodo che c'era solo scritto davanti alla porta della chiesa, Chiesa Evangelica Pentecostale, però potevamo scriverci anche la Sala del Regno, potevamo scriverci Chiesa Battista, Chiesa Metodista, Chiesa Luterana. E poi non so, mettere anche quelle. L'unica cosa è che non ci sono certe leggi che sono state approvate. Eravamo diventati dei religiosi bravissimi, proprio confezionati, ma fatti su misura della religione. Perché avevamo la conoscenza della Bibbia. Mia moglie si vantava che c'era nata dentro, che lei andava già da piccola nella chiesa Adi e che era lì e che quella era il top e il Signore ci deve aiutare. Meno male che il Signore ci ha risvegliato e sta portando il risveglio, ma farà così, ce lo ha rivelato, farà così un 30%, un terzo della chiesa. Ha bisogno di essere risvegliata. Un terzo prosegue nell'andare avanti e un terzo è il sistema religioso che ci è incappato dentro, è un poco come il sistema dei fratelli cattolici, perché ci sono le masse che Papa Francesco li sa mantenere insieme, allora facciamo politica e religione e abbiamo fatto un po' con una bella pastocchia e andiamo avanti così e il Signore ci deve aiutare. Questa sera vogliamo pregare con tutto il cuore. È una visione generale che diamo, non critichiamo nessuno perché ci siamo stati dentro e dobbiamo sperare a Dio che non ci torniamo perché deve avere un posto speciale lo Spirito Santo nella nostra vita. Dobbiamo seguire le direttive che vengono dallo Spirito Santo, perché è Lui che ha compiuto l'opera ed è Lui che ci deve portare a destinazione. D'altra parte, coloro che hanno incontrato il Signore e
hanno questo obbligo di seguire il Signore, e quando il sistema religioso vuole penetrare al posto del Signore o qualche dirigente ecclesiastico cerca di mettere l'autorità umana al posto di quella spirituale, bisogna stare attenti di non caderci dentro. Bisogna vigilare prima, perché se ci resti poi non te ne accorgi neppure. È come quando resti in un ambiente che è puzzolento, ti ci abitui che non senti più l'odore, deve venire qualcuno da fuori, e perciò dobbiamo ritornare un poco sul sistema del primo secolo, non chiedere più a quale denominazione appartieni, chiedere: ma hai ricevuto lo Spirito Santo quando sei stato salvato? Certo, lo Spirito Santo ci rinnova, ci rigenera, ci fa nascere di nuovo, ma io dico il battesimo dello Spirito Santo. Questa era la domanda dei credenti del primo secolo: avete ricevuto lo Spirito Santo, il battesimo? Tanto vero che avevano ricevuto qualcosa, ma avevano bisogno di avere un incontro potente con lo Spirito Santo per poi continuare il cammino insieme con il Signore. Questa sera, prima che andiamo avanti nella preghiera, portiamo sempre un piccolo esempio di persone che sono state cambiate e che poi hanno seguito il Signore, hanno dovuto seguire il Signore. Non c'era un altro passaggio, hai fatto già, bravo. Leggiamo insieme questa sera in Luca capitolo 8, verso 2, e vediamo cosa dice. Lì c'è una donna, Maria Maddalena. Maria Maddalena si chiama Maddalena perché era di Magdala, un villaggio, un paesino. E cosa era successo a questa donna? Con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni e da infermità. Questo è il potere che ammaestrava il Signore Gesù Cristo, e questo compito è affidato alla Chiesa, e che ognuno di noi deve cercare i doni che lo Spirito Santo ci deve essere di aiuto. Perché leggiamo questo stasera? Maria, detta Maddalena, perché era di Magdala, dalla quale erano usciti sette demoni. Vediamo il prossimo verso, verso 3. Ci siamo, ragazzi? Sempre con le dita, mettete Duracell nelle dita. Ma essendo entrate non trovarono, no, 8 verso 3. Benedetto sei, Signore. Luca capitolo 8, verso 3. Sedetevi belli, tranquilli, vi mettete la tastiera davanti come se ve la vorreste mangiare e trovate subito. E Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, e Susanna ed altre molte donne che assistevano Gesù e i suoi coi loro beni. Vedete, il Signore aveva operato e loro, come risposta, che cosa facevano? Seguivano Gesù e con i loro beni sostenevano l'opera che Gesù portava avanti. Ma io non vorrei parlarvi tanto del sostegno, perché il cuore di chi ha ricevuto dal Signore sa come deve muoversi, ma voglio dire di Maria Maddalena, questa che era stata cambiata e che non si fermava poi di seguire Gesù. Il Signore ci deve aiutare. Infatti nel capitolo 16 del Vangelo di Marco, verso 1, la perseveranza, voglio dire, Gesù diceva ancora ai suoi discepoli, 16:1, Marco 16:1, benedetto sia il Signore. Marco 16:1 dice: è passato il sabato, Maria Maddalena un'altra volta, siamo all'inizio del suo cammino con il Signore, siamo alla fine che Gesù
era morto e risuscitato. Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo e Salome comprarono degli aromi per andare ad imbalsamare Gesù. Andiamo al verso 2. La mattina del primo giorno della settimana, molto per tempo, vennero al sepolcro sul levar del sole. Poi passiamo al verso 3. E dicevano tra di loro: chi ci rotolerà la pietra dell'apertura del sepolcro? Verso 4. E alzati gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata ed era pur molto grande. Qui c'è qualcosa di speciale. Gesù entrava a porte chiuse, ma qui leggiamo che la pietra non c'era. La pietra non era stata tolta per fare uscire Gesù. La pietra era stata tolta per dare la testimonianza che Gesù era risorto. La pietra non era stata tolta perché Gesù doveva uscire, perché Gesù usciva ed entrava a porte chiuse. La pietra era stata tolta, rotolata, per far entrare coloro che dovevano accertarsi che Gesù era risorto. Il Signore, quando lo seguiamo, cominciamo a seguirlo e continuiamo a camminare con Lui, Egli fa delle opere che accertano il nostro cuore, che siamo sul cammino insieme con Lui. Passa al verso 5. Se tu vuoi avere dei riscontri nel tuo cammino col Signore, lo devi seguire. Non devi essere assente. Deve essere qualcosa che tu devi mettere al primo posto nella tua vita. Ed essendo entrate nel sepolcro, videro un giovinetto seduto a destra, vestito di una veste bianca, e furono spaventati. Arriviamo fino al verso 10. Ed egli disse loro: non vi spaventate. In ogni circostanza, quando camminiamo col Signore, se ci vince la paura, c'è sempre una voce che dice: non temere, non ti spaventare. Col Signore è un altro pianeta, è un'altra cosa. Voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso e andate per quello. La verità era quella, ma il Signore ci sorprende ogni volta. Egli è risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Loro avevano seguito e sapevano che era stato messo lì. Sapevano che c'erano le guardie davanti alla porta. Sapevano che i discepoli erano mezzi spaventati. Sapevano che alcuni discepoli se ne erano tornati a fare il loro vecchio mestiere. Mandate a dire ai suoi discepoli e da Pietro che gli vi precede in Galilea: quivi lo vedrete come vi ha detto. Arriviamo al verso 10, fino al verso 10. Ed esse uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese da tremito e da stupore, e non dissero nulla ad alcuno perché avevano paura. E or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena. Ti voglio dire una cosa molto importante stasera. Il Signore Gesù legge i cuori. Sapeva che Maria era quella più premurosa che poteva esserci, perché non badava a spese per essere presente, per poter cercare il Signore, anche se per lei era morto. Quando noi seguiamo il Signore col cuore, Egli non manca di rivelarsi al nostro cuore lungo il nostro cammino, dalla quale, ripete, aveva cacciato 7 demoni.
gli aveva ridato la vita, l'aveva liberata, e la sua preoccupazione era quella: come faccio se mi ritornano addosso quelle male bestie che lui mi ha tolto? Costei andò ad annunziarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Fu una testimone, ed essi, udito che egli viveva ed era stato veduto da lei, non lo credettero. Fermiamoci così per dire: è importante, fratelli e sorelle, seguire il Signore, continuare, perseverare. Il Signore ha iniziato ad operare nella tua vita, è iniziato ad operare nella nostra vita, ed è l'unico punto di riferimento, anche quando dà l'impressione che noi, o è troppo presto, è troppo tardi, noi perseveriamo, perché la nostra perseveranza sarà premiata. Bene, stasera andiamo al Signore tutti insieme e con tutto il cuore lo cerchiamo. Prima che andiamo avanti, vogliamo insieme cantare un bel canto, e cantiamo il 759. Lodino gli angeli, 759, lodino il cielo. Benedetto sia il Signore. Faglielo fare a Michele anche i cantici, così ci prepariamo anche Michele, e poi facciamo altre dirette da altre chiese e insieme ci costruiamo piano piano. Basta metterci la passione del cuore quando serviamo il Signore. Egli non guarda se facciamo troppo o poco, egli guarda se lo facciamo con la passione di servirlo come meglio possiamo. Infatti lo avvertiamo dove? Lo avvertiamo quando egli guardava la cassa nel Tempio, che lodò chi aveva messo meno. Gesù non è venuto per ritirare più da noi soldi o recuperare il più possibile. Egli è venuto perché vuole vedere il nostro cuore cambiato dal potere, della potenza della risurrezione. Il Signore ci deve aiutare. Lodino gli angeli, lodino il cielo, ogni creatura celeste lassù, tutto lodi Dio. Grazie a te, Signore.
l'altro, tu sei degno, 713, lo vogliamo lodare col cuore, vogliamo metterci il nostro cuore. Ripeto quello che ho detto prima, il Signore non guarda cosa facciamo, ma come lo facciamo. Io dico qualche volta a chi porta qualche messaggio, quello che dici, dici bene, ma come lo dici, non lo dici bene. Perché se lo dici senza amore, senza passione, senza niente, e allora il Signore non ha bisogno di un altro poco di rumore in più. Questa è la cosa. E dobbiamo saperle queste cose, perché se noi lo facciamo con la riverenza che è dovuta, allora ci muoviamo, ci esercitiamo e predisponiamo noi stessi. Perché in questi ultimi tempi, sapete che stiamo facendo? Che tutto possiamo andare così, è vero che tutto possiamo andare così davanti al Signore, ma la riverenza del nostro cuore, le formalità esterne li dobbiamo escludere, ma la riverenza e la passione del nostro cuore è quella che Dio guarda, perciò è importante. Lui guarda dentro come e perché lo facciamo. Ho già detto prima, e lui guardava la cassa del Tempio. E cosa si soffermò a fare? A guardare chi col cuore in quel momento aveva messo meno di tutti ma più di tutti. Egli non guarda cosa facciamo, ma come lo facciamo. Possiamo fare le cose più insignificanti per l'avanzamento dell'opera del Signore, ma come lo facciamo? Come lo vogliamo fare? E non farcelo sottrarre se ce l'ha affidato il Signore. Finché il Signore non ci sposta a fare un'altra cosa, quello è l'impegno più che noi dobbiamo mantenere al meglio e man mano poi andare avanti. Se noi lo facciamo così, allora avvertiamo la differenza. Se lo facciamo giusto per fare, Signore aiutaci, io non ti voglio dire non lo fare proprio perché può essere pericoloso, ti distacco, perché facendolo poi forse ti può venire la voglia, ma il presente se lo fai così giusto per fare, ti assicuro che non lo fai bene. Poi sperando, non ti dico non lo fare perché se ti fermi poi perdi l'occasione futura, ma lo dico fallo, ma fallo come meglio lo puoi fare, con un sentimento che nasce dal tuo cuore, come per il Re dei Re e il Signore dei Signori. Tu sei degno, e sai questo canto, tu sei degno, se tu leggi nell'Apocalisse, i più grandi del cielo, i più grandi della terra, vanno davanti a questo grande Signore che noi vogliamo onorare, si inchinano, si abbassano, lo lodano, lo benedicono e gli dicono tu sei degno, tu sei degno. Guardate queste paroline quando sono corte, sono piccole, ma queste vengono cantate e portate avanti da tutto l'universo verso colui che noi vogliamo onorare. Perciò è importante non come lo cantiamo, se siamo intonati, se abbiamo una voce da tenore o da soprano. Signore, sai cosa guarda? Se quando io dico tu sei degno, Signore, e tutto il mio essere interiore ne fa uscire come un vapore di una valvola che si apre, una valvola che voglio dire, vi ricordate quelle macchine quando il radiatore veniva in ebollizione, che toglievi il tappo, che calore usciva fuori, che dovevi stare attento, che ti bruciava la faccia. Voglio allo Spirito Santo farci comprendere che quando diciamo tu sei degno, o qualsiasi cosa diciamo verso il Signore, ci possa essere una pressione del nostro cuore, che lo diciamo con tutta la passione del nostro cuore, tu sei degno, Signore, tu sei degno, io apro il mio cuore, alzo la mia voce e grido, Santo, tu mi hai salvato ed io ti amo. Salvato
salvato da ognuno di noi, sa le sue condizioni. Maria sapeva cosa, abbiamo parlato di Maria prima, sapeva da che cosa l'aveva tirata fuori. Perdere coscienza e perdere la padronanza della mente con un altro personaggio, con 7 demoni che avevano trovato spazio nella sua vita e che una volta parlava uno, una volta parlava un altro e lei non riusciva a ritrovare mai se stessa nella sua propria coscienza e nella sua propria mente, aveva di che lodare il Signore. Tu mi hai salvato ed io ti amo, finché vita avrò il tuo nome loderò. Cantiamolo insieme. Fatelo partire tenero. Lo Spirito Santo non piacciono gli urti, vuole la tenerezza del nostro cuore, ma anche la musica deve essere bella, armoniosa. Impara anche tu che quando lodi il Signore devi entrare con tenerezza nella sua presenza, come invitare colui che è degno, perché attraverso lo Spirito Santo oggi dimora nella nostra vita. Ma un giorno lo vedremo faccia a faccia. Tu sei degno, Signore, tu sei degno. Con una bella dissolvenza, se non ce la preparate per la prossima volta e facciamo il meglio che possiamo per onorare il Signore. Va bene ragazzi, anche voi che siete a casa, fate il meglio e vedrete che il Signore terrà conto della vostra dedicazione. Io apro il mio cuore, alzo la mia voce, il mio santo. Tu mi hai salvato e io ti amo. Finché vita avrò il tuo nome. Ci rivolgiamo verso il Signore, cioè verso il cielo, e vogliamo andare con l'ultimo cantico. Dal cielo scende la benedizione, che è il numero 725. Noi ce l'aspettiamo dal cielo, ma non che adoriamo il cielo. E quando parliamo del sole non è che adoriamo il sole. Colui che è al di sopra di tutto, che dimora nel cielo, dimora nelle sfere celesti e che copre tutto l'universo, ce l'aspettiamo dal Signore, dal cielo, che scende su di noi, così come viene descritto nella parola del Signore, che Egli viene da sopra, scende,
si abbassa, ci penetra, ci tocca, non viene dagli inferi ma viene da sopra su di noi. Dal cielo scende la benedizione, ci vogliamo alzare in piedi e vogliamo insieme cantarlo e andare a Lui perché Egli possa mandare una benedizione potente. Quando arriva la benedizione deve scappare la maledizione. Una volta all'inizio, molto tempo fa, mi ricordo che non sentivo il ministero di scacciare demoni ed altre cose, però avevo qualcosa nel cuore che mi diceva così: se tu invochi la benedizione su questa persona, sulla persona, quando entra la benedizione non c'è spazio per la maledizione. In parole diverse, non dovevo cacciare la maledizione, mi faceva capire. Dovevo cercare la benedizione, perché la benedizione viene da Dio. E dove entra la benedizione? Non può restare la maledizione, se ne deve scappare. Perché il potere della benedizione di Dio è di gran lunga superiore alla maledizione del nostro comune nemico. Dove entra la benedizione di Dio? E quando Egli dice io ti benedirò, la sua benedizione ha più potere, ha più peso, ha più spessore della maledizione. La maledizione vola e la benedizione resta. Dal cielo scende la benedizione. Brama una benedizione particolare su di te stasera. Giacobbe, per recuperare la benedizione, fece di tutto. Signore, aiutaci. Esaù se la vendette per poco. Forse tu te la vendi per un po' di distrazione, per passare un po' di tempo inutile, ma la benedizione di Dio e la benedizione di Giacobbe, per quell'interesse che aveva di ricevere la primogenitura, la benedizione, lui sapeva che in quella benedizione c'era tutto il resto. E continuò il Signore, finché un giorno quella benedizione che si era salvaguardato e l'aveva inseguita, arrivò al punto che Dio gli disse: come ti chiami? E lui disse: Giacobbe. E lui, Dio gli disse: da oggi non ti chiami più Giacobbe, da oggi ti chiamerai Israele. Anche ad Abramo gli disse la stessa cosa. Quando lo benedisse, arrivò a un punto, cominciò dal capitolo 12 della Genesi e poi arrivò più avanti e disse un giorno: come ti chiami? Mi chiamo Abramo, da oggi ti chiamerai Abramo, non più capo tribù, non più capo di un clan, ma capo di una moltitudine. E benedetto sia il Signore. La benedizione stasera la devi cercare con tutto il cuore, perché se la benedizione di Dio scende su di te, scende su di noi, vale più di tutto l'oro del mondo, perché mentre tutte le altre cose muoiono o ti vengono sottratte o li lasci, la benedizione di Dio si prolunga nelle generazioni a venire. Perché gli dice nella sua parola: io benedirò fino alla terza, maledirò fino alla terza e alla quarta generazione chi non mi ama, ma riverserò la mia benedizione fino alla millesima generazione. Benedetto sia il Signore di coloro che io benedico. Allora andiamo, fai partire Marcolino, ci sei? Benedetto sei, Signore. Andiamo col cuore. Benedizione. Mi riempie il cuore di Cristo l'anima. È bello averti qui, Signor Gesù. Gli occhi al cielo e so che tu sei là.
sei là, alzo le mie mani e tocco la realtà, io ti adorerò in spirito e verità, per l'eternità. Alleluia. Signore, noi alziamo lo sguardo verso di te, e ti vogliamo adorare per cominciare. Vogliamo entrare nella tua presenza con ringraziamenti e con lodi, perché tu meriti la riverenza, meriti la lode, meriti la spremuta del nostro essere, il meglio che ti venga donato, perché tu meriti la lode, l'onore e la gloria. Quando noi glorifichiamo te, Signore, la tua gloria si trasferisce nella nostra vita, perché c'è un collegamento di comunione. Se c'è qualcosa che resta nella nostra vita, Signore, è la tua gloria che si manifesta dentro di noi, perché il tuo spirito tocca il nostro spirito e sentiamo la tua presenza. Perciò ti vogliamo glorificare, ti vogliamo benedire, ti vogliamo lodare tutti insieme, Signore. Vogliamo entrare nei tuoi cortili con ringraziamento e con lodi, perché se siamo questa sera uniti insieme di pari consentimento e davanti a te, lo dobbiamo a te, Signore, perché noi non abbiamo nessuna capacità e nessuna possibilità, perché siamo degli esseri mortali, soggetti a tutte le debolezze che abbiamo in noi e che ci circondano. Perciò vogliamo cogliere l'occasione di lodarti, di benedirti, di ringraziarti ed entrare nella tua presenza, adorandoti in spirito e verità, parlandoti in spirito e verità,
comunicando la verità del nostro cuore, della tua presenza, anche se la nostra verità può essere come tritata, macinata, mescolata, noi veniamo a te perché tu ci rinsaldi e noi ti ringraziamo di poter venire a te. Ti vogliamo benedire, Signore, per l'occasione di quanti siamo insieme. Signore, tu ci fai sentire uniti con ognuno di coloro che in questo spazio di tempo siamo nella tua presenza per invocare la tua benedizione. Sì, Signore, sì. Abbassati, Spirito Santo, e tu vedi ogni cuore che sta cercando la tua benedizione, Signore. Sì, Signore, noi abbiamo tanti usi formali per benedire, ma in realtà, Signore, la benedizione deve venire da te, perché quando tu benedici non c'è chi possa maledire. Quando la tua benedizione si posa su un cuore aperto davanti a te e tu la inserisci nel cuore di coloro che la ricevono, non c'è diavolo che la può tirar fuori, perché il tuo potere, il possesso della tua presenza, l'innesto che tu ci fai dentro, non può essere estirpata se noi restiamo nella tua presenza ad invocare il tuo nome. Sì, fa che la tua benedizione, Signore, si posi in ogni cuore aperto che è davanti a te in questo momento. Spirito Santo di Dio, fai sentire l'unzione della tua presenza ad ogni cuore che è aperto davanti a te, perché tu non passi oltre quando il nostro cuore è aperto. Tu non oltrepassi il posto dove noi siamo se noi siamo aperti a te, perché il tuo amore si abbassa su di noi in un modo speciale, ci copre con la tua benedizione, la tua presenza diventa reale nel nostro essere, nel nostro cuore, e diventa reale intorno a noi, nella nostra casa, nelle cose che facciamo, nelle cose che ci muoviamo, Signore, sì, perché la tua benedizione si allarga. Signore, grazie. La tua benedizione si allarga su ogni cosa che facciamo. Quando tu benedici, quando tu hai detto a Giacobbe, resta e semina perché io ti benedirò. La tua benedizione dice che fece raccolti abbondanti. Signore, la tua benedizione cambia le cose. La tua benedizione toglie la miseria. La tua benedizione toglie la malattia. La tua benedizione porta libertà. La tua benedizione porta forza, la tua benedizione porta vittoria e diventiamo di benedizione, Signore. Sì, Abramo si trovò a dover benedire il re che voleva approfittare della moglie. La tua benedizione si riversa anche su coloro che ci circondano e ne abbiamo bisogno, Signore. Noi invochiamo la tua benedizione. Che si abbassi, oh Signore, faccela cercare, perché nella benedizione c'è la grazia e nella grazia c'è la tua presenza che la riversi sul nostro cuore, quella che hai portato tu, Signore Gesù, perché tu hai portato la grazia e la verità che si riversa nel cuore di quanti ci apriamo a te e noi ti vogliamo benedire. Signore, ti vogliamo presentare quanti hanno dei bisogni particolari, così dettagliati come ogni cuore li presenta a te, di nature diverse, ma tutti bisogni che servono. Signore, infermità, li presentiamo a te. Signore, se vogliamo nominare tutti i tipi di infermità che ci sono, dovremmo studiare 100 anni, ma noi ti presentiamo ognuno che viene a te in questo momento, dalla testa ai piedi, visita ogni parte del corpo e se ci sono, Signore, delle cose rotte o che vanno sostituite, noi abbiamo testimonianze potenti della tua grandezza
che tu li sai far crescere, Signore, grazie. Tu arrivi al punto di tirarne fuori Lazzaro dopo 4 giorni che puzzava. Hai ricomposto tutto ciò che c'era dentro, lo hai rimesso in vita, è diventato una testimonianza. Signore, ti ringraziamo. Quando veniamo a te non ci sono limiti, perché tu sei il Dio dell'impossibile. La tua parola è piena, il nostro cuore lo sa, lo abbiamo sperimentato in tempi di difficoltà, abbiamo visto la tua mano potente e perciò ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo benedire e perciò ci facciamo animo nel venire a te per presentarti i bisogni di quanti siamo insieme. O Kamashanda, perché sappiamo, Signore, perché sappiamo che nulla è impossibile a te. Togli ogni timore dal cuore di chi è timoroso, Signore. Penetra come entravi dai discepoli a porte chiuse, in ogni cuore aperto per dire non temere, perché sono io. Non temere perché ci sono io con te. Signore, aiutaci. Se c'è qualche barca che traballa su un piccolo mare, Signore, che sembra un mare da poco, ma che fa venire timore, ergiti, alzati a chi sta chiamando te, Signore, e calma ogni tempesta, in ogni cuore, in ogni casa, in ogni famiglia, in ogni circostanza, perché la tua voce autorevole ci sorprende. La tua voce autorevole ha sorpreso coloro che erano insieme con te, che sono restati scioccati, stupefatti, dicendo: chi è costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono? Che masciandarà la camassita. Quando veniamo nella tua presenza, scorre davanti alla nostra mente e al nostro cuore la tua grandezza. Le grandi opere che tu hai fatto, Signore, e rallegrano il nostro cuore ed aprono il nostro cuore a te per dire che ogni cosa è possibile, perciò possiamo venire a te, perché le tue testimonianze sono senza fine. Signore, grazie. Signore, grazie. Signore, grazie. Si accumulano davanti alla nostra mente le tue testimonianze nella tua parola. Liberazione di un popolo, un mare aperto, cibo in un deserto, l'acqua che esce dalla roccia. Oh Spirito Santo di Dio, quali cose sono state impossibili per te sulla base delle tue testimonianze e della piccola libreria che tu hai messo nel nostro cuore? Noi veniamo a te fiduciosi in questo momento, perché sappiamo che qualsiasi richiesta che viene fatta a te, Signore, tutto è possibile per chi crede. Attiva, Signore, la fede in ogni cuore e che il nostro cuore possa cominciare a ringraziarti come già ricevuto, perché tu hai detto che se voi dite a questa montagna di gettarsi nel mare, se tu credi, fratello, sorella, dovunque tu sei, ordina le difficoltà nel nome dell'Iddio vivente, nel nome di Gesù Cristo, che sgombrino la strada davanti a te per avere un incontro profondo con Dio questa sera. Benedetto tu sei. Ordinali nel nome di Gesù alle tue difficoltà. Egli opera. Abbi la forza e il coraggio di dire: Signore, nel tuo nome io ordino a questa difficoltà, a questa montagna davanti a me, piccolo o grande che sia, nel suo nome egli opera. Scaraventa parole potenti provenienti dal tuo cuore, come fece Davide di fronte al gigante Goliath. Se hai delle difficoltà che il nemico ti mantiene schiavo, ti vuole schiavizzare, sgridalo nel nome del Signore e digli: questa sera nel nome del Signore
io permetto a Dio di operare nella mia vita, ma io divorzio con te, non ti voglio mai più nella mia vita, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Invoca il sangue di Gesù Cristo su di te, che ti purifichi ed accetta per la fede la ricchezza della sua grazia, che mentre entra nella tua vita ti senti trasformato, rinnovato, rigenerato, rinsaldato, ti senti protetto, ti senti sotto il manto della sua protezione, ti senti nel rifugio che gli ha fatto per te. Signore, ti vogliamo presentare ora nel tempo che restiamo singolarmente i bisogni di ognuno, mentre Signore insieme ti vogliamo dire per quelli che non riescono più di tanto, li vogliamo presentare tutti insieme davanti a te. Signore, facci venire la forza di intercedere per ognuno che ha un bisogno, che ha bisogno di una risposta urgente stasera, mentre siamo nella tua presenza. Rispondi, abbassa il tuo sguardo di misericordia, te lo chiediamo insieme e continuiamo a restare nella tua presenza nel nome di Gesù Cristo. Ti rendiamo lode, Signore, ti rendiamo onore, perché sappiamo che misteriosamente tu rispondi come sempre ci hai sorpresi. Ancora stasera tu darai un tocco sulla nostra spalla per dire: io sono qui e voglio fare del bene al tuo cuore. E noi già ti ringraziamo anticipatamente, o Dio onnipotente, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Continua a cercare il Signore, non ti fermare. Continuiamo a cercare il Signore insieme. Mettiamoci insieme, intercediamo l'uno per l'altro, perché il Signore possa rispondere e possa promuovere un risveglio potente nella nostra vita, nella nostra nazione, fin dove Egli vuole arrivare, fino a tutte le nazioni della terra. Invochiamo il Suo nome, continuiamo a cercare la Sua faccia, perché Egli è all'opera e vuole operare per mostrare la grandezza del Suo amore. Ed ogni opera Egli la fa non in virtù delle nostre buone opere o delle nostre bravure, ma lo fa per amore del Suo nome, perché Egli vuole manifestare la Sua grandezza nella tua vita. Ancora una volta stasera vuole aggiungere una testimonianza nuova stasera al tuo cuore. Molte volte ha lasciato dei punti di riferimento nella tua vita, ma mentre lo continuiamo ad invocare, questa sera te ne vuole lasciare un altro potente, come fece con Maria Maddalena. La sorpresa fu che era andata per ungerlo, ma alla fine fu lui che unse lei con la sua divina presenza e la inviò per essere una testimone potente che Gesù Cristo è veramente risuscitato. Quello che Egli vuole fare stasera nella tua vita, nella tua casa e nella tua famiglia è che subito dopo tu cominci a testimoniare come la donna samaritana. Gloria a te, Signore, che si spostò nel suo paese dicendo: venite a vedere un uomo. Incominciò a parlare di quell'uomo che aveva operato nella sua vita ed altri conobbero Gesù. Il Signore vuole allargare il raggio attraverso la testimonianza dell'opera che vuole fare questa sera nella tua vita, perché tu possa cominciare a testimoniare e dire: io ero nella mia casa, cercavo il Signore mi ha risposto. E vedrai la gloria del Signore che si manifesta in un modo speciale. Continuiamo a cercare il Signore. Alleluia, benedetto.
Thank you.
casa, in ogni dove, dovunque arriva la tua parola, arrivi il vento della tua presenza. O Spirito Santo di Dio, soffia su ogni cuore aperto della tua presenza, rinnova, porta la tua temperatura speciale di rinnovamento in ogni cuore aperto e che ode la tua voce, che sente della tua presenza, che tu parli, che tu operi, che tu agisci. Nel nome di Gesù Cristo te lo chiediamo, Dio, che per lo Spirito Santo tu spandi il vento di una nuova Pentecoste su tutto il tuo popolo, su tutta l'Europa, dovunque arriva la tua parola, possa il vento della tua presenza operare in un modo potente per la gloria di Gesù Cristo. Alleluia, ti rendiamo lode, onore e gloria, Signore. Continua a soffiare il vento di una nuova Pentecoste potente in ogni cuore, in ogni casa, in ogni famiglia, in ogni paese. Dovunque arriva la tua parola, c'è la tua presenza, perciò soffia per la gloria di Gesù Cristo, te lo chiediamo. Alleluia.
benedetto tu sei, Signore, alleluia. Ti benediciamo, Signore, alleluia. Ti ringraziamo, Signore. Vogliamo benedire il Signore, vogliamo ringraziarlo, vogliamo cantare insieme per chiudere il 740, la tua fedeltà. Benedetto tu sei, Signore, perché Dio è fedele. Quando siamo nella sua presenza, chiediamo più in lungo e più in largo possibile. Egli non dice di richiuderci in un piccolo spazio. Egli ci ha dato dei confini che sono larghi, larghi e lunghi, per tutte le nazioni. Dovunque arriva, il Signore vuole benedire. Egli ha benedizioni abbondanti e continua a rispondere. Noi non ci dobbiamo trattenere e chiudere, noi dobbiamo allargare, che la sua benedizione si allarghi dovunque arriva. La voce, se Egli ci ha dato un mezzo per annunciare, non c'è un limite che arriviamo vicino dove pensiamo noi. Dove ci ha dato la possibilità di arrivare, fin lì noi ci aspettiamo che il Signore continui ad operare per la gloria del suo Figlio, perché il suo progetto è di raggiungere ogni cuore ed ogni anima. Tu puoi essere anche nel Giappone, dove tu sei non ha importanza, perché Dio è lì, è qui dove noi siamo, e ci dà delle occasioni di poter aprire il nostro cuore a Lui, perché Egli vuole operare per la gloria del suo Figlio Gesù Cristo. Perciò non siamo limitati e noi ci aspettiamo grandi cose. Fin dove arriva la voce attraverso i mezzi che Egli ci dà, fin là noi gridiamo con tutto il cuore di dire: Signore, continua a salvare, continua a benedire, continua a guarire, continua ad operare, a dare risposte a coloro che hanno bisogno di Te, e promuovi un grande risveglio. Soffia col vento dello Spirito in ogni dove e fai una nuova Pentecoste rinnovata dalla presenza dello Spirito Santo. Lo vogliamo lodare insieme con questo bel canto che dice: la tua fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile. La fedeltà di Dio non la possiamo misurare con un altro per dire questo è meglio, questo è peggio. Non esiste un paragone. La tua fedeltà è incomparabile. Nessuno è come te, benedetto Dio, grande è la tua fedeltà. Lo vogliamo lodare tutti insieme. Dovunque ti trovi, se tu sei sprofondato chissà dove, che pensi che non ti raggiunge nessuno, Dio ti sta raggiungendo per dare un messaggio al tuo cuore, e che attraverso lo Spirito Santo sa trasformare la tua situazione, ti porta salvezza, benedizione, unzione di Spirito Santo e ristrutturazione che Egli fa attraverso il potere dello Spirito suo, perché non è per forza, dice la sua parola, né per potenza, perché non siamo né forti né potenti, ma Egli dice è per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Egli mette in moto tutti i suoi eserciti, e anche se il nostro cuore, se il tuo cuore, il mio cuore può essere come era la terra prima della creazione, in forma vuota, e le acque coprivano l'abisso, era qualcosa di inspiegabile. Lo Spirito Santo, quando si è messo all'opera, ha ristrutturato, ha rifatto tutto. Egli vuole rifare tutto nella tua vita e nel suo popolo, perché lo Spirito di Dio avvolge dappertutto. Cantiamolo insieme e poi ringraziamo il Signore, perché Egli è grande. E non ti fermare, di continuare a cercare il Signore, perché Egli è fedele. Egli non ha gli orecchi che non sente,
Continua a restare nella sua presenza se lo senti nel cuore e sei libero. Non ti perdere quello che ti ha dato, non perderlo per strada. Cura quella parte che ti ha dato. Se ti ha parlato, continua ad ascoltare la sua voce. Se non hai servizi urgenti da fare, mettiti da parte, entra nella tua cameretta, continua a parlare col Signore, perché Egli ha delle risposte speciali. Ha delle risposte speciali da darti. Dagli la possibilità di poterti parlare mentre tu parli con Lui, aperto nella sua presenza. Cantiamo questo bel canto. La tua fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile, nessuno è come te. Ci poggiamo sulla tua fedeltà, sappiamo come siamo noi, decidiamo tante cose e veniamo meno, le nostre debolezze sono lì a portata di mano, le nostre scuse, ogni cosa tu ci conosci meglio di noi stessi, ma noi ancora in questo momento ci vogliamo poggiare sulla tua fedeltà e ti chiediamo, facci restare fedeli a te nel nostro cammino. Il tuo ritorno è vicino, non sappiamo, può essere a breve, può essere anche mentre noi stiamo parlando in questo momento. Perciò, Signore, mettiamo la nostra vita nelle tue mani e chiediamo la tua divina assistenza, la tua divina presenza, la tua divina benedizione, il tuo divino linguaggio che continui a parlare ai nostri cuori per lo Spirito Santo. Te lo chiediamo insieme. E insieme ti ringraziamo per Gesù Cristo, colui che è degno, è degno, è degno perché è Lui che ha portato a destinazione l'opera di ristrutturazione nella nostra vita, per mezzo del suo sacrificio per ognuno di noi. Ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo, Dio. Amen. 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 Grazie, Signore. E pace a te, Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per una visita a casa tua, chiamiamola così, perché normalmente come pastori siamo abituati così e non vogliamo perdere questa bella abitudine che è un servizio speciale che possiamo essere di aiuto a coloro che camminiamo insieme per arrivare
per farci coraggio l'uno l'altro, per dire insieme, dai fratello, coraggio, dai, non ti scoraggiare che Dio è con noi. Sorella, dai, fai un altro passo oggi che Dio è con noi. Non siamo molto lontani dal traguardo, perciò ce la facciamo perché Dio è con noi. E man mano Dio rafforza le nostre ginocchia, le nostre gambe vacillanti che a volte traballano, poco per vecchiaia, un poco per altri motivi, ma il Signore ci vuole portare avanti, ci porta avanti attraverso la sua fedeltà, perché la sua fedeltà sarà quella che ci porterà a destinazione, perché le sue promesse sono sì e amen, cioè sì e così sia, così sarà e così accadrà. Ti ringraziamo, Signore, e pace a te, pace, a domani mattina.